cominciare un nuovo anno di catechismo. Per qualcuno sarà il primo, per molti altri si aggiunge un pezzo di cammino. Ma cosa possiamo fare quest'anno di nuovo e di interessante? Aspetta un attimo. Non occorre fare chissà quali magie. Per essere felici, mi sa che ci vogliono ben altri ingredienti. So io a chi chiedere. Caro Gesù, al catechismo noi veniamo per stare con te e questo ci rende felici e ci dà la forza per affrontare anche le sfide più grandi. Ma che cosa occorre per stare con te? Don Davide, innanzitutto quando preghi, fai prima il segno della croce fatto bene. E poi occorre che tu impari ad ascoltare le mie parole. Prendi il mio Vangelo, quello che ha scritto Luca, al capitolo 17, i versetti 5 e 6. Leggili con calma, fai attenzione a quello che ti dico. Luca 17, 5, 6. Ecco qua. Gli apostoli dissero al Signore, aumenta la nostra fede. Il Signore rispose, se aveste fede, come un granello di senape, potreste dire a questo gesso, togli le radici da questo terreno e vai a piantarti nel mare, ed esso vi ascolterebbe. Ho capito cosa ci vuole! Ci vuole la senape! No, ma che cosa hai capito, Don Davide? Ci vuole un'altra cosa. Ci vuole che tu ti fidi di me. Ci vuole la fede. Ci vuole la fede. Quella sì devi seminarla nel cuore dei ragazzi del catechismo. So io cosa fare adesso. Andrò a seminare la fede. Ma non sarà forse che devo seminare qualche altra cosa? Allora, facciamo un esperimento. Immaginiamoci davvero di essere come un bel campo, proprio come quello che sta alla mia sinistra. E in questo campo mettiamoci anche un grande albero verde che ci faccia ombra quando fa caldo e ci protegga quando piove. Aggiungiamoci anche un bel sole splendente. E cosa possiamo chiedere a questo sole perché sia ancora più luminoso? Possiamo chiedere che aggiunga qualche raggio. E per far questo possiamo domandare a Gesù, ma dici tu Gesù quali raggi possono illuminare la nostra vita? Cosa possiamo fare al catechismo? Cosa possiamo imparare per rendere più luminosa la nostra vita? Ascoltiamo Gesù, il quale ci dice che per stare con Lui e conoscerlo occorre prima di tutto la preghiera. Allora prendiamo questo raggio e scriviamo la parola preghiera. E poi attacchiamolo a questo sole. Ed ecco il primo raggio. Un altro modo per conoscere Gesù, per stare con Lui, è quello bellissimo della Santa Messa Domenicale. Ogni domenica abbiamo la possibilità di stare con Lui in modo speciale. Allora, secondo raggio, prendiamo questo raggio e scriviamo la parola Messa.
e come il primo raggio lo attacchiamo al nostro bel cartellone. Terzo raggio, quello che ci fa diventare uomini e donne, quello che dà il sapore alla nostra vita, che la rende veramente luminosa, ed è il raggio dell'amore, proprio l'amore che Dio ha per noi. Allora prendiamo quest'altro raggio e scriviamo la parola amore e lo attacchiamo ancora una volta a questo cartellone. Avanti ancora così. Sta diventando veramente luminosa la nostra vita e questo catechismo potrà diventare davvero istruttivo per la nostra vita. Quale raggio aggiungiamo adesso? Un raggio molto importante, quello che ci aiuta a rimettere a posto le cose quando si sono un po' rovinate, ed è il raggio del perdono. Allora, prendiamo questo quarto raggio e scriviamo la parola perdono e lo attacchiamo un'altra volta al cartellone. E infine, un ultimo raggio, ce ne potrebbero essere altrettanti, ma avremo modo durante il catechismo di aggiungere tutti i raggi che vorremo, sempre se sapremo fare quello che può essere l'ultimo raggio, ossia ascoltare, imparare ad ascoltare Gesù, le persone che ci vogliono bene, il nostro cuore. Allora, prendiamo quest'ultimo raggio e scriviamo la parola ascoltare e lo attacchiamo infine a questo cartellone. L'esperimento continua. Adesso che abbiamo un sole luminoso, un terreno che ci accoglie, occorre un'ultima cosa, che andiamo davvero a seminare la nostra fede in quel campo. Faremo così. Ognuno nel proprio gruppo avrà a disposizione un piccolo seme, un cartoncino, sul quale scriveremo simbolicamente il nostro nome e poi andremo ad attaccarlo sul cartellone, proprio in quel terreno, così che faremo parte di questo grande progetto. Ma occorre ancora una cosa, occorre l'acqua, come quella del battesimo che ci dà la vita, che ci ha dato la vita, l'acqua che ci disseta, l'acqua che ci lava, che ci purifica. Quando saremo nel gruppo, ognuno farà parte di questo grande progetto, così che possa cominciare un grande anno catechistico. Buon anno a tutti! Ciao, ciao, ciao!